Salve Simmers, io sono Mary Shell e benvenuti nella prima puntata di The Sims 4 Nuove Stelle. Vi presento la simmina protagonista di questa serie, Jane Carter, una sim davvero speciale e con un passato misterioso. Infatti lei non è una sim come le altre, no, ma è in realtà la figlia dei due attori più famosi di The Soul Valley. Solo che da quando è diventata adolescente ha deciso di rinunciare a tutta la fama e di vivere nell'ombra allontanandosi dai suoi genitori. Ma ora dovrà rivedere tutte le sue priorità, perché tenetevi forte, i suoi genitori sono spariti nel nulla. Nessuno sa dove siano. Qualcuno dice che forse sono fuggiti dalla fama e dalla ricchezza per non farsi più trovare. Ma Jane è sicura di no e li vuole ritrovare, ma per farlo dovrà fare la cosa che odia di più. Dovrà diventare un'attrice famosa. Ed eccoci qui ragazzi, siamo nel cast e siamo con Jane Carter, la figlia di due sim famosissimi. Ma lei, come avete sentito dalla intro, non è famosa per niente, perché quando era adolescente se n'è andata, si è allontanata dai genitori, non ne ha voluto sapere della fama, ma quando ha saputo che i suoi genitori erano scomparsi, ha deciso di indagare e quindi eccola qui, pronta a diventare un'attrice. Questo è il suo unico modo per cercare di capire cosa è successo ai suoi genitori, perché i suoi genitori, famosissimi, sono spariti completamente nel nulla e lei non crede che loro siano voluti scappare dalla fama. Lei non ci crede e per questo vuole diventare famosa per scoprirlo. Vuole diventare famosa perché è l'unico modo per trovare le informazioni, perché così potrà parlare con i sim più in vista e cercare di capire dove sono finiti i suoi genitori. È l'unico modo che lei ha escogitato. Però nessuno, ma veramente nessuno la conosce, nessuno si ricorda di lei e quindi lei partirà completamente da zero. Partirà come una sim qualunque e dovrà guadagnarsi tutta la fama. E adesso ragazzi ve la mostro, l'avete vista in abiti quotidiani, ne ho messi tre, sono bellissimi. Questi capelli sono quelli di Get Famous, ovviamente di Nuove Stelle, bellissimi. Anche questi vestiti, io li adoro tanto, ho fatto la recensione, guardatela perché sono vestiti stupendi. Guardate qui, lei è molto sportiva, è venuta a vivere a The Soul Valley, ovviamente perché ha bisogno di farsi strada tra la gente famosa, però come vedete ha cercato di portarsi gli abiti sì più comodi ma anche un po' più carini, anche quelli più carini, infatti guardate questo, è veramente bello. Così è in abiti formali, lei non ha abiti da persona ricca perché fino adesso ha vissuto come una persona normale, però ha cercato nel suo armadio gli abiti più carini. E guardate che pettinatura, questa è una treccia con tutti questi anellini, guardate che bello, bellissimo. Poi lei è bellissima, cioè è veramente bellissima, e adesso vedremo anche i tratti. In abiti formali, in abiti sportivi, molto molto semplice, abiti da notte, eccola qui, guardatela, bellissima. Abiti da festa, e questi sono gli abiti di vita di città, costumi da bagno, per il caldo, e qui è già più elegantina, guardate che bella, questi sono gli abiti di Nuove Stelle, abiti per il freddo da casa, e io adoro questo top, lo adoro tantissimo, e per il freddo da uscita, mi piace tantissimo. L'ho creata io, mi piace veramente, veramente tanto. Penso di averla creata veramente bellissima. Ditemi anche voi cosa ne pensate, ma io la adoro. E ovviamente come aspirazione ho messo attrice magistrale,
Il Sim vuole perfezionare la propria arte e diventare un attore acclamato, perché così lei potrà indagare, ragazzi, potrà indagare sui genitori. È riflessiva, amicona, creativa e egocentrica. E ragazzi, sì, perché lei è una bravissima persona, però l'egocentrismo l'ha preso un po' dai genitori famosi. Insomma, a lei piace stare al centro dell'attenzione, anche se si è allontanata dalla fama, lei ce l'ha un po' nel sangue il fatto di essere portata, forse, per arrivare alle stelle. Io direi, adesso che l'abbiamo vista nel cast, di vedere la casetta che si è presa per iniziare la sua carriera. È una casetta molto semplice. Ora ve la mostro. Eccola qui. Allora, siamo nel quartiere povero, ovviamente, povero tra virgolette, insomma, di Del Sol Valley. Eccoci qui. È una giornata uggiosa, è ancora mattina, e questa è la casetta che io ho scaricato. Diciamo che all'esterno più o meno l'ho tenuta così com'era, però l'ho modificata completamente all'interno e ho tenuto solo il piano inferiore, perché per adesso mi interessa solo quello. Questa è la casa e quasi quasi ne approfitto per farvela vedere con gli occhi di lei. Così ragazzi, ne approfittiamo per usare questa opzione molto molto carina, non sempre comodissima devo dire, ma insomma mi piace. Questo è il salottino, è semplice e funzionale, lei non è ricca ragazzi, almeno non ancora. Andiamo qui. Qui c'è la sala da pranzo, molto semplice, anche un po' piccolina, ma mi piace un sacco. E andiamo in camera da letto, eccola qua. Io questa opzione, questa visuale la adoro, vi devo dire la verità. Non è comodissima, ma la adoro. Guardate qua, qui c'è il letto, molto molto semplice. E direi di camminare qui, così intanto proviamo un po' tutto. Qui c'è il suo armadio, può cambiare abito, modificare il Sim, scegliere abito. Qui c'è lo specchio, eccolo qua. Possiamo esercitarsi nella recitazione, possiamo fare tante tante cose. Intanto lei si gira da sola, ragazzi, adoro. E qui ha anche una bacheca. Il bagno invece ve lo mostro così perché è davvero davvero piccolino, ma veramente piccino piccino. E andiamo verso la cucina, ma la cucina è piccolina e non è ricca, insomma, come cucina. Guardate, è decisamente da poverelli, guardate, però io la adoro. Allora, la casa l'ho modificata quasi tutta all'interno, tranne appunto la cucina, per il resto ho modificato tutto quanto, ho modificato completamente il salotto, la camera, la sala da pranzo, il bagno abbastanza, l'ho modificato, la cucina invece no. Poi ci sarebbe anche una stanza superiore, ma per adesso non la utilizzeremo, ho tolto anche le scale, quindi faremo finta di niente per adesso, però più in là potrebbe tornarci utile. Poi qui fuori c'è invece un giardinetto con la piscina. Guardate qui, nuota qui. Però lei è qui, ragazzi, per una missione importante. Quindi io voglio che lei si sieda qui perché deve iniziare il suo lavoro. Questa puntata la farò comunque corta, voglio vedere anche come la cogliete, voglio sapere cosa ne pensate e cosa vi aspettate dalla serie, ma adesso voglio che assolutamente cerchi un lavoro come attrice, lei deve indagare. È già in azione ragazzi, è già in azione, non è una cosa che vuole fare, diciamo che lei non vorrebbe diventare attrice, ma è determinata a scoprire il mistero dei genitori. Attrice, ok, gli attori dovranno farsi rappresentare da un'agenzia di spettacolo, le luci della ribalta chiamano, le telecamere sono puntate e aspetti il momento del tuo primo piano. Hai il compito di infondere energia nelle parole del copione e di dare vita al tuo personaggio. Ok, iniziamo. Ok, abbiamo iniziato la carriera d'attrice, sono emozionatissima. Dobbiamo selezionare un'agenzia come prima cosa, agenzia comparse quotidiane, agenzia reclute IA, vediamo cos'è. No, io direi questo, agenzia comparse quotidiane. Mi ispira di più per adesso, poi vedremo.
Ok, adesso possiamo selezionare un'audizione. Xenia. Vediamo un po' cosa ci propongono nell'agenzia. Di fare musica, a me non ispira, non vorrei farle suonare la chitarra, anche se qualcosa dovrà imparare sicuramente. E spot pubblicitario della schiuma salata, diventa portavoce della Omega Co. Questo mi piace. Benissimo, abbiamo un'audizione. Inizia lunedì alle 19 e adesso è domenica, perfetto, quindi iniziamo il giorno dopo. Wow! E possiamo guadagnare punti fama già dal cellulare da qui. Aggiungi alla storia su Instagram, guardate, fama più. Direi di iniziare. Lei inizia a farsi strada su Instagram intanto. Direi proprio di sì, perfetto, bravissima. E poi si va ad esercitare. Esercitati nella recitazione. Mi piace la cosa, mi piace. Oh, guardatela come si sta impegnando. Anche perché domani, lunedì, avrà il suo primo spot pubblicitario sulla strada verso la fama. Ora i sim hanno la possibilità di diventare celebri. Esistono vari modi, tutti diversi, di diventare una celebrità. E man mano che i tuoi sim svilupperanno le proprie abilità e carriere, diventeranno disponibili altre strade per la notorietà. Ne approfitto anche per mostrarvi i punti fama e la reputazione. Eccolo qua, reputazione neutra, sim sconosciuto, nessuno si ricorda di lei. Se sapessero chi è, si metterebbero le mani nei capelli. E questi sono i punti fama. Quindi pian piano potremo acquisire punti fama. Però andando avanti nella serie vedremo bene tutto. E ovviamente porterò avanti anche l'aspirazione. Però io direi, ragazzi, che per questa puntata, anche se breve, ci possiamo fermare qua. E nella prossima inizieremo ad entrare nel vivo, perché inizieremo a fare spot pubblicitari, inizieremo a conoscere gente importante. Quindi ditemi cosa ne pensate nei commenti, mettete like, iscrivetevi e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!